Ai ai ai, ho il collo bloccato, fa un caldo tremendo e oggi dobbiamo parlare di Berlusconi. Living my best life. Perfetto. In queste settimane Berlusconi è stato descritto come un santo, una persona per bene, perché in fondo tutti ti amano quando sei 2 metri sottoterra. Ecco, io invece cercherò di darvi una prospettiva più storica e sincera della storia di Berlusconi. Vi racconterò alcune vicende e poi sarete voi a giudicare dove sia il limite legale, morale o democratico di questa storia. Berlusconi potrebbe essere descritto da molteplici aspetti, da un punto di vista sociologico, politico, antropologico e comunicativo. Io invece cercherò di limitarmi il più possibile a quello economico. Ed è proprio da questo aspetto economico si ergono 2 opinioni molto diffuse, e cioè che fu un grande imprenditore e fu un grande politico che cercò di dare un nuovo slancio all'economia del paese. Ecco, dobbiamo necessariamente partire dall'uomo imprenditore. Parte tutto da lì. Prima di continuare però vi ricordo che questo video non contiene pubblicità e che il progetto si mantiene attraverso le mie attività di consulenza finanziaria e di divulgazione economica. Sotto questo ultimo aspetto, infatti, il 13 luglio inizierà un nuovo webinar di educazione finanziaria per principianti, quindi per chi ne vuole sapere di più in ambito finanziario, di come gestire il proprio patrimonio. Saranno più di 6 ore di lezione attraverso dei webinar dedicati con anche dispense che vi lascio e delle registrazioni da poter consultare anche in differita. Quindi se siete interessati, link in descrizione e potete prenotare il vostro posto. Continuiamo. La migliore parola per descrivere Silvio Berlusconi, secondo me, è venditore. Aveva un'immensa capacità di vendere se stesso e le cose che faceva. Questa è un'ottima dote, soprattutto se vieni da una famiglia medio borghese. Infatti sua madre è una casalinga, mentre il padre fa l'impiegato di banca. Banca Rasini, una banca piuttosto particolare in quanto è considerata la banca della mafia al nord. Infatti aveva come clienti Totò Riina, Bernardo Provenzano e tanti altri, insomma persone tranquille. Banca Rasini sarà cruciale per gli avvii imprenditoriali del buon Silvio. Durante i suoi studi universitari inizia il suo lavoro nel mondo immobiliare. Si propone come venditore, appunto, da un costruttore, il Pietro Canali. Non so perché mi è uscita questa cosa milanese, però Pietro Canali. Berlusconi si propone ai clienti di Pietro Canali come direttore commerciale, anche se non aveva nessun titolo per farlo. Ve l'ho detto, il ragazzo si sa vendere. Da questa prima carriera però si evolve. I margini nel rivendere immobili di altri non gli bastano più. La strategia cambia ed inizia a trovare terreni liberi. Costruisce case e palazzine su questi terreni e le rivende. In questo modo i guadagni sono molto più alti ed è proprio così che nascono i quartieri di Milano 2 e Milano 3. Le caratteristiche del successo immobiliare di Berlusconi sono sostanzialmente 2. La prima è bravo a trovare i soldi. Infatti in molte operazioni, soprattutto quelle iniziali, lui non mette capitali. I soldi arrivano da altri imprenditori, dalla banca Rasini oppure da società svizzere i cui gestori non sa chi siano, protette da un invalicabile muro di privacy elvetica. Inoltre un secondo punto di bravura e di concretezza nel suo fare imprenditoria è che è bravo ad ottenere i permessi a costruire. Infatti lui stesso diceva di girare gli uffici pubblici con l'assegno in bocca, qualsiasi cosa voglia dire. Di nuovo, sta a voi giudicare quale sia il limite di tutta questa storia. Fatto sta è che da quelle esperienze capisce che per andare avanti una spintarella dalla politica è l'ideale. Uno tra i più famosi aiuti fu quando riuscì a dirottare il percorso di discesa degli aerei dell'aeroporto di Linate per aumentare il valore commerciale dei suoi immobili di Milano 2, che era adiacente appunto allo spazio aereo dell'aeroporto. Ovviamente a discapito di altre zone immobiliari, ma si sa, lui aveva molta cura per i suoi clienti. Fatto sta che tra gli anni 60 e 80 gli investimenti immobiliari vanno molto bene e danno i loro frutti, e la ricchezza ovviamente da gestire aumenta. Perciò proprio in quel periodo crea tante società e holding per gestire i suoi affari. In
un sistema molto complicato. Addirittura si arrivò a un punto in cui ci furono più di 20 holding per gestire Fininvest, la sua società che controlla i suoi affari. Ecco, alcuni affermano che questo complesso sistema di gestione serviva per pagare meno tasse. Altri, invece, affermavano che era stato creato per nascondere le tracce di guadagni in nero o addirittura per occultare attività mafiose. Sono stati raccolti molti indizi su questa seconda visione dell'impero berlusconiano. Ve ne racconto alcuni. Ad esempio, venivano utilizzati dei prestanome per guidare alcune holding, tra cui Enrico Porrà, invalido 75enne e in carrozzina, in quanto colpito da ictus. Insomma, a mio parere, non l'uomo perfetto per guidare un'azienda. Ma questi sono gusti. Altro sospetto lo creano anche le molteplici fusioni e acquisizioni susseguitesi dal 77 al 79, da cui la Fininvest, evitando in maniera molto furba controlli di Banca Italia, riesce a far lievitare il suo capitale da 20 milioni a 52 miliardi di lire. Insomma, magia contabile. Purtroppo però ci dobbiamo accontentare di questi sospetti, in quanto ad oggi non è arrivata nessuna verità giudiziaria a far luce su quegli affari, soprattutto quelli mafiosi. Anche grazie alle leggi berlusconiane, ma di questo ce ne occuperemo dopo. Ma lo abbiamo detto, gli investimenti immobiliari vanno molto bene e così la ricchezza aumenta e una parte di questa Berlusconi la decise di dirottare verso la televisione e grazie a questi investimenti trasformò completamente il modo di fare televisione. Pensate che la TV privata negli anni 70 era un po' come la YouTube del 2006-2010. Tanti dilettanti che provano a fare qualcosa di nuovo rispetto al colosso Rai. Possiamo andare? Pronti? In questo contesto Berlusconi ha un vantaggio e si chiama nuovamente Mondo Immobiliare, e cioè Milano 2. Infatti nella cittadina da lui costruita, fin dal 74 c'era una televisione via cavo ad uso dei residenti. Ed è proprio grazie a questa televisione che è riuscita a sperimentare la propria vena comunicativa e artistica e fiuta anche l'affare delle pubblicità, suo argomento con cui ha svolto la sua tesi di laurea in giurisprudenza. Però c'è un problema: a quel tempo vigeva il monopolio Rai sulla televisione nazionale, cioè non potevano esserci concorrenti a quello che faceva la Rai. Berlusconi, per legge, poteva solo trasmettere a livello locale, infatti a quel tempo c'erano tantissime televisioni sparse in tutto il territorio che emettevano solo a livello locale, ma per far funzionare il business delle pubblicità serve più pubblico, non basta il pubblico locale. Così ha un'idea molto ingegnosa. Infatti aggira la legge dell'unica rete nazionale Rai comprando diverse emittenti locali sparse lungo tutta la penisola. In questo modo trasmette comunque a livello locale, ma in maniera diffusa tutta Italia, aggirando appunto il monopolio Rai e imponendo a tutte le trasmissioni locali lo stesso palinsesto e la stessa pubblicità. Insomma, l'unione fa la forza. Un altro punto di forza è che capisce cosa vuole avere il pubblico e lui glielo dà, comprando programmi di successo degli Stati Uniti e presentando un nuovo modo di fare televisione. E qui si potrebbe aprire una grande parentesi su quello che hanno creato i canali Mediaset, non solo a livello comunicativo ma anche a livello culturale all'interno del paese. Molte critiche sono state fatte in questo senso. Dall'altra parte però il modello di business di Mediaset si regge su quello che sa fare meglio Berlusconi, e cioè vendere. Vende spazi pubblicitari a prezzi stracciati, facendo concorrenza alla Rai. Il problema del monopolio Rai però rimane. Infatti fino a quel momento stavano ancora aggirando la legge, però furono scoperti. Come tutti sapete, martedì 16 ottobre i pretori di Torino, di Roma e di Pescara hanno sigillato le sedi televisive di Canale 5, Rete 4 e Italia 1, impedendo che nel Lazio, negli Abruzzi e in Piemonte queste emittenti possano trasmettere. Io ho altre due ragazze, sono demoralizzate, dispiaciute, perché la piccola non vede più cartoni animati, che la mattina come si alzava era il suo sogno, e la grande ci sono appunto le telenovelle che lei ci teneva moltissimo. Le reti di Berlusconi vengono chiuse, a girare la legge non funziona più, e quindi
Beh, molto semplice. Bisogna cambiare la legge. Ed è proprio quello che successe. Ci pensa infatti Craxi, grande amico di Berlusconi, che da lì a poco diventerà anche testimone di nozze di Silvio. La legge viene chiamata proprio decreto Berlusconi e consente la messa in onda delle reti Fininvest. Fu molto criticata, ovviamente, per la sua natura di favoreggiamento di un'istituzione privata e resa addirittura anticostituzionale. Sentite qui. La Corte Costituzionale si oppone a questa legge, ma non l'annulla in attesa di una legge risolutiva. E che problema c'è? Ci pensa di nuovo Craxi nel 1990, 6 anni dopo quindi il decreto Berlusconi, e introdusse proprio nel 1990 la legge Mammì, o anche detta legge Polaroid. Fu chiamata così perché sostanzialmente fotografò la situazione di allora. Viene abbattuto il monopolio Rai per consentire ad un'azienda privata di diventare un vero e proprio duopolio, Mediaset Rai. Ecco che, impedendo tra l'altro per molto tempo la nascita di un mercato televisivo libero e pluralista. Questo fu fatto per legge. Anche qui valutate voi i limiti di questa roba, se è una cosa normale. Tutto finito quindi? Beh, in realtà no, perché anche la legge Mammì del 90 fu resa incostituzionale proprio per via del duopolio creato, che non è una cosa normale. E anche qui che problema c'è? Ci pensa la legge Gasparri nel 2004 per sistemare definitivamente la posizione di Mediaset. Di nuovo, si prende un problema, se lo gira attraverso la politica e i favoreggiamenti. Insomma, uno dei vanti più grandi di Silvio Berlusconi è stato quello di essersi fatto da solo. Sicuro ha avuto molte capacità, alcune le abbiamo anche discusse ed elogiate, ma proprio da solo, secondo me, non si è fatto nella sua ascesa. Ragazzi, alcuni potrebbero impazzire, ma bisogna ammetterlo. Silvio Berlusconi nelle sue attività di impresa è stato aiutato da attività più o meno legali o anche più o meno democratiche. Personalmente, viste le tante ombre che vi ho descritto, il mio modello di imprenditore a cui aspirare è qualcos'altro, però di nuovo ognuno è il suo e liberi di scegliere il vostro modello. Ho un figlio di 24 anni e mezzo, non c'è via di uscita per un lavoro. Io dico che se Berlusconi ha 40.000 operai, non può fare 41 con mio figlio? Lo so, e già sento risuonare la scusa fascista. Ha fatto anche cose buone. Ha dato un sacco di posti di lavoro, come se per avere dei servizi da stato avanzato e dei posti di lavoro, proprio come per il discorso sul fascismo, in Italia bisogna necessariamente fare qualche scappatella o scendere nelle raccomandazioni. Ma forse è proprio questo aspetto la descrizione più triste, ma anche veritiera, di questo paese. Appoggio politico per fare impresa, quindi, una costante delle azioni berlusconiane. Ed è proprio da questa necessità che nasce l'esigenza di entrare in politica nel 1994. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Memorabile è il suo video della discesa in campo politico. In realtà in politica c'era già da molto tempo. Abbiamo già accennato alle amicizie nel potere, ma non solo. Infatti nel 1977 entra anche nell'azionariato del giornale di Indro Montanelli per rafforzare la voce della destra. Precisa di apprezzare gli uomini della destra democristiana, anticomunista e tecnocratica. L'obiettivo è mettere a loro disposizione i mass media per la loro campagna politica. Quindi, appunto, come vi ho detto, aveva già molte influenze sull'aspetto politico dell'attività in Italia. Ma, quindi, perché lascia il dietro le quinte e prende il palcoscenico della politica? Beh, è il 1992, l'anno della svolta. In quell'anno, infatti, il destino dell'Italia e di Berlusconi si intrecciano in 3 punti cardinali. Il primo, Mani Pulite. Silvio perde l'appoggio dei suoi protettori politici, coinvolti in scandali di corruzione. C'è quindi il rischio che venga messa in discussione la sua posizione dominante nel mercato della televisione. 2. Il fronte giudiziario. Iniziano diverse inchieste su di lui e i suoi collaboratori per la gestione poco chiara delle sue aziende. Il terzo punto fondamentale è il fronte economico. L'espansione del mercato della pubblicità televisiva rallenta e le aziende di Berlusconi sono in una gravissima situazione debitoria.
mafia. Le prossime elezioni politiche potrebbero essere una tomba sulle sue aziende, così in bilico da un punto di vista economico ma anche giuridico. Lo afferma lo stesso Dell'Utri, collaboratore più stretto di Berlusconi e condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. È vero che in quegli anni c'erano dei rischi che gravavano sulle sue attività. La discesa in campo fu anche una difesa dell'azienda, ma lui credeva al progetto di trasformare l'Italia. E insomma, nu poco e nu poco, come si direbbe nel Salento. Oh, ma lo sapete che domenica prossima si vota? Tempo vola, è una cosa incredibile. E tutti si stanno chiedendo, ma Forza Italia, Silvio Berlusconi ce la faranno? Beh, io l'ho seguito molto Silvio Berlusconi quando parlava in televisione a proposito di tutti i progetti che ha e naturalmente ha detto tante cose molto molto belle, molto interessanti. Adesso finalmente so per chi votare. E chi è? Berlusconi. Sì, ma mica sottovoce, Berlusconi, si capisce, Berlusconi, Forza Italia. Devo schierare? Sì, beh, io sono per Berlusconi, questo è evidente. Ora, riflettiamoci bene anche su queste immagini che abbiamo appena visto. Qui non stiamo parlando dell'influencer che vi sponsorizza NordVPN per la sua campagna di advertising. Qui stiamo parlando di gente importante con una grandissima influenza sulla popolazione, Mike Bongiorno, come tanti altri, che dicono apertamente, in maniera esplicita, cosa voteranno e perché lo voteranno. Tutta questa influenza è una cosa che ha degli enormi limiti democratici, che intacca profondamente la libertà di voto. Anche qui capiamo un attimo perché è avvenuto tutto ciò, in quale contesto, con quali facilitatori. Robe molto gravi, secondo me. E se pensate che siano degli strumenti legittimi, secondo me c'è qualche problema di comprensione di che cosa sia una democrazia e il potere democratico. Ma, di nuovo, lascio a voi qualsiasi giudizio etico o morale. In tutta questa campagna non dimentichiamoci delle tante promesse disattese, ad esempio il famoso, anche questo, contratto con gli italiani firmato da Bruno Vespa. Tra Silvio Berlusconi, quindi, e cittadini italiani si conviene e si stipula quanto segue. Silvio Berlusconi, nel caso di una vittoria elettorale della Casa della Libertà, certa, si impegna in qualità di Presidente del Consiglio. Certa, se loro saranno. Non è scritto, non è scritto, ma è segnato nella storia. E nel destino. Nelle previsioni. Si impegna a realizzare nei 5 anni di governo i seguenti obiettivi. 1. Abbattimento della pressione fiscale. Ovviamente anche in questa occasione era pura vendita della sua immagine. Non riuscì a fare nessuna delle cose elencate. Queste scene però dicono tutto sulla sua personalità e sul modo di interpretare la politica di Berlusconi. È tutto un faccio io, risolvo questo e quest'altro, un uomo al comando che si appropria delle istituzioni pubbliche. Approccio sicuramente congeniale per un imprenditore, ma non di certo per un politico che, essendo in democrazia, in teoria dovrebbe rispettare il confronto con le istituzioni vicine e lontane. Ed è così che arriviamo al Berlusconi uomo politico. Il punto da comprendere è che nel 1994, quando appunto Berlusconi arrivò in politica in maniera diretta, l'Italia veniva da un periodo davvero complesso. Da una parte una vorace politica, lo abbiamo già discusso, a Mani Pulite, dall'altro un collasso economico, sventato grazie a degli interventi drastici. Si ricorda appunto la grave crisi della lira nel 92. Era il periodo dell'unificazione monetaria, delle privatizzazioni, del picco del debito pubblico e dell'inizio della globalizzazione. I problemi che allora probabilmente erano quelli più importanti, tralasciando gli aspetti monetari, erano i seguenti, in ordine sparso di importanza: istruzione ed università, la questione meridionale, le pensioni, la riforma del mercato del lavoro, giustizia e diritto economico, innovazione tecnologica e riforma dello Stato sociale. Insomma, tanti problemi e peraltro anche molto complicati, che richiedevano degli interventi profondi, che dovevano coinvolgere tantissimi attori dell'economia del paese per essere risolti. E invece no, in questa situazione arrivò Silvio Berlusconi, che riuscì a vendere all'Italia l'idea dell'uomo forte, colui che da solo sarebbe riuscito non solo a salvare l'Italia, ma anche a farla decollare come economia. In fondo lui era un imprenditore, sapeva di economia, era l'uomo giusto, magari pensavano in molti.
Inutile dirvi che non successe nulla di tutto ciò. Non a caso i problemi elencati sono ancora all'ordine del giorno. Ecco però che, nonostante i diversi problemi che abbiamo descritto e che Berlusconi nel suo ventennio non è mai riuscito a risolvere in maniera veramente concreta, in realtà un altro problema del ventennio berlusconiano è che in questo ventennio non solo ci furono tanti problemi, l'abbiamo descritti, ma ci furono tante anche opportunità che non sono state sfruttate appieno. Infatti quello del ventennio berlusconiano fu probabilmente un ventennio perduto, un ventennio sprecato per risollevare l'economia del paese dopo gli anni 70 e 80 molto critici per l'Italia. Infatti fu un periodo economico di transizione, non solo politica con lo sfascio della Prima Repubblica e con la nascita di una nuova classe politica, ma anche di una politica monetaria più stabile con l'introduzione dell'euro, e questo consentì dei tassi di interesse sul debito pubblico molto più bassi. Questo ha aiutato a far diminuire il peso del debito pubblico, che raggiunse un picco nel 94 e che prima la crisi del 2008 scese, ma non fu data ancora più enfasi su questo aspetto per risolvere veramente in maniera essenziale il problema del debito pubblico. Altro aspetto è che negli anni 90 e i primi anni 2000 ci fu l'instaurarsi di un grande evento come la globalizzazione, che divenne veramente il colosso nella stanza, e anche qui l'Italia non è riuscita a sfruttare al meglio questo processo di globalizzazione e della creazione di global value chain, come direbbero quelli bravi, e cioè di catene del valore commerciale sparse in tutto il mondo. Ecco che in questo contesto le imprese italiane, e l'Italia con la sua politica, non favorì questa appunto apertura a questa globalizzazione. Un altro aspetto non sfruttato è anche la transizione tecnologica. È proprio in quegli anni che diviene sempre più diffuso internet e personal computer, e su questo aspetto l'Italia è ancora rimasta molto indietro, e ancora ad oggi i tassi di istruzione informatica in Italia sono veramente bassissimi. Insomma, tutti i trend non sfruttati appieno dalla classe politica, ma anche da quella imprenditoriale. La politica di Berlusconi fu a tutti gli effetti populista, intrisa di promesse ed una costante lotta ai poteri forti, che per lui erano la magistratura e dei non ben identificati comunisti, che molto spesso coincidevano con i suoi contestatori, tra l'altro. Introdusse il partito personale, è il leader che crea il partito, abolendo qualsiasi forma di pluralità partitica. Gli iscritti al partito devono semplicemente essere fedeli al comandante, e quindi si snatura completamente qualsiasi processo democratico e di formulazione di proposte politiche. Si spacciò per un politico liberale, ma la riforma più liberale che io ricordi di quel periodo probabilmente è stata la riforma Bersani del luglio 2006. Bersani era del PD, per chi non fosse del mestiere, centrosinistra, anti-berlusconiano. Le politiche economiche attuate sono state spesso marginali e di difficile attuazione. Possiamo ricordare ad esempio quella sulle regioni o sull'università. Il complotto fu costantemente utilizzato come giustificazione dei propri insuccessi. Ecco chi fu Berlusconi come uomo politico. Attenzione, ovviamente non fu solo lui a governare l'Italia nel ventennio. Una grande colpa fu anche di tutta l'altra classe politica, che dal 94 al 2008 pensavano che magari bastava entrare in Europa per risolvere i problemi dell'Italia, oppure che il vero problema dell'Italia era Berlusconi, che certamente era uno dei problemi, ma che poi magari non hanno abolito tutte le leggi che ha fatto Berlusconi, non hanno dato quelli di sinistra uno slancio per risolvere i problemi che abbiamo elencato prima. Quindi sì, è colpa di Berlusconi, ma è altrettanta colpa della sinistra, che forse si è concentrata troppo sull'anti-berlusconismo invece di risollevare le sorti di questo paese. Durante il ventennio le politiche più drastiche e coraggiose furono attuate da governi tecnici, ad esempio quello di Dini nel 1995, che intervenne sulle pensioni, oppure il più famoso governo Monti dopo una crisi economica che lo stesso Berlusconi, se vi ricordate, nel 2011, in pieno caos finanziario, sminuiva la situazione con dicendo ma i ristoranti sono pieni. Noi riteniamo davvero che sia un po', come dire, una moda passeggera quella per cui i mercati si avventino sui titoli del debito sovrano italiano.
Noi siamo veramente un'economia forte, la terza economia europea, la settima economia del mondo. La vita in Italia è la vita di un paese benestante. In tutte le occasioni questo si dimostra. I consumi non sono diminuiti, i ristoranti sono pieni, gli aerei bisogna con fatica si riesce a prenotare dei posti, i posti di vacanze nei ponti sono assolutamente iperprenotati. Ecco, non credo che voi vi accorgiate andando a vivere in Italia che l'Italia senta un qualche cosa che possa assomigliare a una forte crisi. Non mi sembra. Un altro tema molto caro a Berlusconi fu quello delle tasse. Lui stesso introdusse il concetto di moralità dell'evasione, cioè che se le tasse sono alte, allora le persone sono moralmente spinte ad evadere. Detto dal Presidente del Consiglio, secondo me è una cosa gravissima, che tra l'altro non ha nessun concetto economico a suo favore. Ma con questa idea in mente, pensa sia giusto abbassare drasticamente l'imposizione fiscale. Addirittura dichiarò di voler arrivare al 33%. Insomma, solletica la curva di Laffer, una teoria economica anche questa che dice che più abbassi le tasse e più il gettito fiscale aumenta. Teoria che non è mai stata confermata in campo economico, ma che ancora oggi i politici odierni utilizzano questa curva di Laffer per giustificare le loro riforme fiscali, tra cui ad esempio ovviamente la flat tax. Fatto sta che nonostante questa grande battaglia al fisco, le tasse in epoca berlusconiana non si sono mai abbassate durante i suoi governi e i tanti problemi del fisco che allora c'erano ci sono ancora oggi. Vogliamo ricordare anche il disastro della gestione di Alitalia? Ne ho parlato in un vecchio video che vi consiglio di andare a recuperare. Un'altra coraggiosa campagna politica di Berlusconi fu quella delle famose leggi ad personam, che dette così in realtà ormai snaturano la gravità di questo fenomeno e quindi vorrei soffermarmi ancora un po' su questo aspetto. Furono davvero tantissime e servirono queste leggi ad personam per facilitare e salvare dal fallimento il suo business mediatico e calcistico, oppure per scappare dalle decine di processi che lui definiva persecutori. Ecco, anche in questo caso, credere, come diceva lui, in una magistratura rossa che vuole abbattere il primo nemico dei comunisti mi sembra un qualcosa di molto complottista e populista, come credere che l'uomo non sia mai andato sulla luna. Eppure lui ci credeva e lo ripeteva a tal punto che probabilmente anche gli italiani lo hanno creduto. Tra l'altro vorrei sottolineare la gravità democratica di tutto ciò. Giustificandosi con questa persecuzione, Berlusconi si è sentito la legittimità di difendersi non in tribunale, ma direttamente in Parlamento, cambiando le regole del gioco. Un abuso gravissimo dei poteri democratici. Anche qui vorrei che faceste qualche riflessione in più sui limiti che Berlusconi spinse in avanti riguardo alla democrazia italiana. Quindi, quando sentite che di tutti i processi di cui è stato vittima Berlusconi è stato solo condannato una volta, e cioè di frode fiscale, ricordatevi anche però che molte altre volte la verità giuridica non è arrivata a causa di questo gioco sporco fatto proprio da Berlusconi e non perché era semplicemente non colpevole. Poi magari lo sarebbe stato, però questo giudizio è arrivato anche grazie a questo gioco sporco, non dimenticatevelo. Il punto, cari miei follower, è che il fatto delle inchieste personali e delle leggi ad personam potrebbe sembrare anche qui su due piedi una cosa personale, una cosa tra lui e la magistratura e le sue aziende private. In realtà non è così, anche questa è una cosa gravissima. Perché tutta questa storia della modifica del procedimento giuridico a suo favore, la verità è che incide profondamente sulla credibilità delle istituzioni e sul comportamento dei cittadini. Guardate ad esempio questi grafici che appunto rappresentano la capacità della legge italiana di creare appunto certezza nelle pene e fiducia nella popolazione riguardo appunto alla giustizia. Guardate come si abbassa proprio nel periodo berlusconiano. Insomma,
queste piccole cose in realtà hanno un enorme impatto sulla popolazione. Tra l'altro è stato anche abusato il diritto societario, che ha ridotto la possibilità di fare impresa e attirare capitali dall'estero. Tutto ciò per suoi interessi personali. Sono tutti elementi che in realtà modellano la democrazia in qualcosa di più debole e fragile. Signori, è stato anche questo Silvio Berlusconi. Anzi, probabilmente il suo lascito più importante. Quindi sarebbe forse meglio ammettere a noi stessi che Berlusconi è potuto diventare una delle persone più ricche d'Italia anche grazie al voto degli italiani e forse anche al tuo voto che mi stai guardando. Speranzosi che potesse cambiare questo paese, in realtà ha cambiato solo la grandezza del suo patrimonio. È duro ammetterlo, ma probabilmente è così. Tra l'altro abbiamo parlato anche di mafia, non è arrivata mai una verità giuridica su questo aspetto, ma diversi economisti hanno studiato il fenomeno della mafia proprio durante il ventennio berlusconiano e secondo le loro ricerche hanno scoperto che in realtà è stata confermata da un punto di vista statistico e di crimini svolti durante le elezioni. Vi consiglio, poi nel caso approfondiremo con un video nel dettaglio, il fatto che il sostegno della mafia dal 1994 al 2008 è stato trasferito dalla Democrazia Cristiana a Forza Italia in maniera più o meno velata. Insomma, se nell'era imprenditoriale ci sono luci ed ombre, nell'era politica trovare qualche luce è davvero davvero complicato, e se voi la trovate potete scrivermelo pure nei commenti. Non a caso in queste settimane lo si ricorda Silvio Berlusconi più per le sue battute e la sua passione per le donne piuttosto che per meriti politici, che in teoria, correggetemi se sbaglio, sono proprio i meriti politici che dovrebbero scaturire il lutto di Stato che è stato proprio conferito ai funerali di Silvio Berlusconi. Ma anche qui siamo in Italia e molte volte non c'è un senso a quello che succede in questo paese. Insomma, sono successe diverse cose brutte nel paese nell'era berlusconiana, ma come fu possibile tutto ciò? In fondo siamo in democrazia, qualcuno lo avrà pur votato. Ecco, una buona spiegazione di tutta questa storia ce la dà il procuratore capo di Milano, Francesco Saverio Borrelli, descrivendo quella svolta fatidica di Mani Pulite tra il 92 e il 94. Finché si trattò di colpire l'alta politica e i suoi rappresentanti, l'opinione pubblica sostenne le indagini. Ma quando, con l'indagine sulla Guardia di Finanza, si andò oltre, apparve chiaro che il problema della corruzione in Italia non riguardava solo la politica, ma larghe fasce della società. A quel punto il cittadino medio ebbe la sensazione che i magistrati volessero davvero passare lo straccio bagnato su tutta la facciata del paese per ripulirla. Parlo del cittadino medio che vive spesso di piccoli espedienti, amicizie, raccomandazioni, mancette per poter campare e rimediare all'inefficienza della pubblica amministrazione. A quel punto però ho avuto l'impressione che la gente abbia cominciato a dire: adesso basta, avete fatto il vostro lavoro, ci avete liberato dalla piovra della vecchia classe politica che ci succhiava il sangue, ma ora lasciateci campare in pace. Quando siamo arrivati alla Guardia di Finanza, anche una parte di imprenditori si è sentita toccata troppo da vicino. Signori, è questo il paese in cui viviamo. In fondo Berlusconi era il rappresentante perfetto per quei cittadini. È difficile ammetterlo, ma Berlusconi è stato un ottimo rappresentante dell'Italia, in quanto faceva anche gli interessi super personali di una grande fascia di cittadini che pensava più al proprio interesse piuttosto che al bene comune. Ecco spiegato ad esempio la legge salvaladri del governo Berlusconi 2 mesi dopo la sua prima elezione nel 1994, 2 anni dopo Mani Pulite. Sembrerebbe una cosa assurda, eppure questa cosa è successa. Come ad esempio anche i condoni edilizi. Insomma, c'era un accordo sociale da rispettare tra Berlusconi e i cittadini e Berlusconi lo rispettava appieno. Volete avere un altro esempio? Le elezioni del 2001. A Milano, per il centrodestra di Berlusconi, fu candidato dell'Utri, come vi avevo detto, già rinviato a giudizio per accuse di collaborare con la mafia. Ecco, in quel contesto, nonostante le accuse di collaborare con la mafia, vinse comunque dell'Utri, una cosa che in un paese civile non succederebbe mai, eppure è successo.
Questo risultato viene anche dalla fiducia nella giustizia e nella sua polarizzazione che la politica di Berlusconi ha creato, dichiarazione dopo dichiarazione. Questo è stato il ventennio berlusconiano dal 1994 al 2008 fino al 2012, quando poi con la crisi finanziaria ha dovuto lasciare il potere per un governo tecnico. Da allora arrivarono però nuovi populismi come il Movimento 5 Stelle ed ecco che lì cercò successivamente di ricostruirsi una facciata nuova, identificando loro come i veri populisti, quando in realtà, come avevo detto, è lui che introdusse il populismo, se vogliamo, in Italia dopo Mani Pulite, e quindi cercò di farsi una facciata più moderata contro il nemico nuovo, appunto il Movimento 5 Stelle e il populismo. Da lì però comunque la sua importanza politica divenne sempre più marginale, come anche la sua ricchezza economica. Infatti, secondo Forbes, ad aprile del 2023 la sua ricchezza familiare è scesa addirittura a 7 miliardi di dollari, e cioè circa la metà rispetto al livello del 2005. Quindi dopo il 2008 ci fu un vero e proprio declino dell'impero berlusconiano, non solo dal punto di vista politico e culturale, ma anche da un punto di vista economico. Ne avremmo potuto fare a meno di Berlusconi? Beh, assolutamente sì. È stato un male per il paese? Certamente. È stato un ottimo rappresentante degli italiani? Ragazzi, probabilmente sì. Almeno di una grossa fetta di italiani. E di questo direi che abbiamo detto abbastanza di Silvio Berlusconi e del suo ventennio. Spero di avervi dato qualche linea di lettura in più riguardo all'epoca berlusconiana e di poi valutare voi, come ho detto all'inizio video, quale sia il limite più o meno legale, democratico ed etico di tutta questa vicenda. Vi ricordo di iscrivermi al mio nuovo percorso di educazione finanziaria. Vi lascio tutti i link in descrizione e alla prossima. Ciao ciao! Prova.